qui con Lapo Salvetti, dopo la fine dell'amichevole di precampionato contro Bottegone Pistoia, una partita un po' dai 2-3 volti, insomma, comunque un primo quarto e anche un ultimo quarto molto positivi, un secondo quarto dove invece in 10 minuti sono stati subiti 30 punti, quindi comunque ovviamente dove le due squadre hanno avuto intensità differenti all'interno della partita, sono stati provati schemi, ecco, quali sono le indicazioni che hai visto alla fine dei 40 minuti di questa amichevole? Sicuramente dobbiamo lavorare, cerchiamo di prendere gli spunti positivi. Devo dire, Bottegone si è presentata qua senza Toppo, che probabilmente è il loro miglior giocatore, noi eravamo senza Galmarini, Marmugi era visibilmente acciaccato e Terenzi, dove 9 mesi, ritoccava il campo, quindi sicuramente anche questi alti e bassi sono condizionati all'interno della partita da una condizione fisica nostra non perfetta ancora, soprattutto di qualche giocatore, e poi sicuramente, come hai sottolineato, il lavoro difensivo nel secondo quarto non è stato sufficiente, però devo dire che molti ragazzi, era la prima volta che giocavano contro una squadra di Serie B e intanto si sono misurati contro questo livello, e credo che prendendo gli spunti giusti possiamo lavorare e cercare di fare meglio la prossima partita sabato. Come giustamente avevi già anticipato nella risposta, una domanda banale anche su Terenzi, ecco, dopo quasi 9 mesi, perché l'ultima partita era il 30 dicembre dello scorso anno, come l'hai visto rientrare negli allenamenti, e comunque dopo una forma fisica deve rientrare in palla anche nella partita, ha dato il suo contributo e sta iniziando a rimettersi in moto con i suoi movimenti? Allora, in allenamento ci sta dando dentro fortissimo e io giorno dopo giorno lo vedo sempre meglio. Oggi sinceramente smaniava lui di voler fare e quindi questa cosa l'ha portato un po' a pasticciare. Però, ripeto, è una cosa abbastanza che ci si può aspettare da un ragazzo giovane che ha talento e che ha tanta voglia di fare, e quindi noi su di lui sicuramente abbiamo pazienza. Sono sicuro che già dalla prossima partita lui e tutti gli altri riusciremo a far meglio. Devo dire, l'impatto dei nostri giovani, dei nostri 19enni contro una squadra anche così ben attrezzata fisicamente, direi è stato soddisfacente, perché ripeto, comunque noi siamo una squadra che nel momento in cui ci vengono a mancare un paio di pezzi, insomma, mettiamo tutti in campo dei ragazzi molto molto giovani, e quindi però non siamo stati spazzati via, abbiamo vinto l'ultimo quarto stando sempre avanti anche con doppia cifra di scarto. Partiamo da qua e andiamo avanti. Ecco, giusto per concludere, un po' parlavamo anche prima con il presidente Borsetti, molto della stagione del Pino passerà forse anche dai giovanissimi, no? Come giustamente sottolineavi, sia Merlo, sia Goretti, sia Pastoni, Filippi, tutti nel loro piccolo dovranno cercare di essere più costanti possibili forse all'interno anche della stagione. Per noi è stato così anche l'anno scorso, nel senso che noi eravamo in Serie B ci siamo trovati, perché sicuramente i senior dell'anno scorso ci hanno dato tanto, ma è stata un po' la linea verde che ci ha spinto su, e la linea verde ora deve riconfermarsi a un livello molto più alto, e quindi dobbiamo lavorare tanto in allenamento su questi ragazzi, perché noi pensiamo che ancora possiamo far tirarli fuori qualcosa dal loro potenziale. Quindi con pazienza, con lavoro in palestra, oggi abbiamo fatto questo allenamento contro Bottegone, sabato andiamo a San Miniato e vediamo di fare bene.